velocità un determinato rapporto reciproco di posizione e manovrante. In maniera uniforme al diretto comando di un carro. Nella formazione. L'individualità. Ah, ok, allora fai allontanare anche loro. No, no, ma pure loro si devono allontanare. Ah. Signore e signori, buon pomeriggio dalla nautica militare e dalle frecce tricolori. Oggi 24 luglio 2022, benvenuti su questo litorale che dovremmo scaldare perché è arrivato davvero il momento di colorare di nuovo dopo 18 anni il cielo di Marina Rimasta con il verde, il bianco e il rosso del nostro tricolore. Frecce tricolori, un gruppo di volo dell'aeronautica militare con il compito di rappresentare i valori, la tecnologia, la professionalità e la capacità di fare squadra di un'intera forza armata. L'aeronautica militare diventando così un simbolo di tutte le forze armate ed emblema del Made in Italy, in Italia e nel mondo. Le frecce tricolori con la loro attività raccogliono il testimone, l'eredità di una tradizione acrobatica tutta italiana che affonda le sue radici nelle lontane anni 20. Era infatti in novembre del 1929 quando i primi pionieri del volo acrobatico con le loro evoluzioni ala contro ala volevano dimostrare come l'acrobazia aerea fosse un'esigenza concreta del volo da caccia. Ebbe così inizio la stagione epica dell'acrobazia militare italiana che vide pattuglie dai nomi altisonanti come i Diavoli Rossi, i Lascieri Neri, i Getti Donanti, i Tigri Bianchi e il Cavallino Rampante alternarsi nel compito di rappresentanza dell'intera aeronautica militare. Proprio dal Cavallino Rampante, pattuglia di riserva, nel 1960 venne tratto il nucleo originario di piloti che andarono a costituire il 313° gruppo addestramento acrobatico, era il 1° marzo 1961. Questa è la 62esima stagione acrobatica delle frecce tricolori, una stagione nel cammino di avvicinamento a quello che sarà il centenario dell'aeronautica militare che si celebrerà il 28 marzo del prossimo anno. Frecce tricolori che hanno iniziato questa stagione acrobatica a Bari, hanno toccato nuovamente, finalmente, tante località italiane, hanno portato il verde, il bianco e il rosso della nostra bandiera in Portogallo, in Gran Bretagna, e oggi quel tricolore giungerà proprio qui sui cieli di Marina di Massa. Frecce tricolori che con questi due anni di pandemia hanno portato un messaggio di speranza e ripartenza, perché tanti italiani si sono stretti attorno al tricolore con questo spirito. Hanno sorvolato tutti i capoluoghi di regione dal 25 al 29 maggio del 2020. Allora, signore e signori, manca davvero pochissimo. 10 MB 339 della pattuglia acrobatica nazionale sono decollati dalla base di Pisa e sono in arrivo proprio qui a Marina di Massa. Allora, noi come da tradizione vi accogliamo alzandoci in piedi con la mano sul cuore e cantando emozionati sulle note del nostro inno nazionale. C'è pulito il tempo, Padre di Maya, di Maya.
appena 1500 metri nella parte ovest di questo looping d'ingresso, per poi puntare decisamente verso il basso. Questa è la configurazione a triangolone della pattuglia acrobatica nazionale, triangolone in questo momento nella fase discendente, configurazione di tutti i piedi sono all'interno della formazione. Avverrà non prima del primo cambio di configurazione. Pony 7 e Pony 8 stringono, Pony 9 e Pony 10 si allineano sull'asse centrale ed eccolo il maestoso rombo o diamante della pattuglia acrobatica nazionale girata a sinistra per poi puntarci al vertice del rombo, il capo formazione della formazione 2022 delle Frecce Tricolori, il maggiore Pierluigi Raffa incastrato al centro del diamante, il primo fanalino con il numero 6, il maggiore Franco Moro Marocco a chiudere in posizione di Ludino Pony numero 10. Andiamo su dalla voce del maggiore Pierluigi Raffa, diamante punta dritto verso il cielo azzurro per una prima spettacolare apertura. Che si chiuderanno proprio davanti a noi, allora preparate le fotocamere perché sono 5 che vivono alla nostra sinistra, 4 quelli alla nostra destra, ecco il primo come la tradizione sulle note del conte partirò. Come partirò?
però è la voce di Bocelli, prepariamoci ad un altro entusiasmante incrocio. 3, 2, 1. Yeah.
formazione degli interni con il numero 2, il capitano Alessandro Sommaiva, con il numero 3, il capitano Simone Pantalino, mentre ruota sul fondo sul 5, poi sta battendo ancora una volta a riprendere la posizione.
ragazzi, facciamo un grande applauso al nostro tricolore che ci ha dato speranza in tempi difficili, e che ogni volta ci ricorda dove dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani. Andiamo a destra, buttare con le fotocamere, salutatevi con tutto ciò che avete, mentre i nostri 10 piloti fanno ritorno a base della guardia.